Diciamo che la Camera di Commercio è ancora una volta dalla parte della concretezza, quindi scarichiamo a terra ciò che serve al momento. Oggi uno dei driver fondamentali dello sviluppo delle imprese, di nuove filiere, è proprio il driver della sostenibilità ambientale. Quindi abbiamo ritenuto di mettere a terra questo corso, dall'altro che ha avuto un notevole successo, circa 101 domande, quindi 26 che sono, si avvieranno direttamente con questo corso, ma abbiamo anche deciso di rifinanziarlo visto il grande successo. È un tema attualissimo, oggi è un convegno, devo dire, di presentazione di alto livello, di alto profilo. C'è stato con noi, è stato con noi il generale Padalà, il procuratore capo della Repubblica, il rettore con cui abbiamo una partnership ormai consolidata che proprio si esplica anche con questo nuovo corso che stiamo mettendo a terra. Insomma, ci sono tutti i presupposti, stiamo continuando a lavorare, bellissimi interventi odierni, devo dire uno in particolare, una frase che io ho richiamato anche nell'azione conclusiva del procuratore capo, che citando Dostoevskij ha detto: la bellezza salverà il mondo. Noi dobbiamo fare cose che ci riportano alla bellezza, non la bellezza intesa in senso figurativo, ma quella delle cose fatte bene, delle cose buone. Oggi la tutela ambientale, con i cambiamenti climatici di cui tutti ormai siamo a conoscenza, purtroppo, ci impone delle scelte coraggiose per rispetto e per responsabilità a noi stessi e alle future generazioni con cui dobbiamo lavorare, dialogare e costruire un mondo migliore. L'evento di oggi è l'evento inaugurale di un corso di alta formazione che la Camera di Commercio di Frosinone Latina fa insieme all'Università di Cassino, ed è un corso di alta formazione di 160 ore per esperto ambientale. Questo corso l'abbiamo fortemente voluto come Camera di Commercio perché siamo venuti incontro a un'esigenza manifestataci dalle imprese del territorio di avere una figura che abbia le competenze e le conoscenze per accompagnarle in un momento molto delicato che è l'approccio con quella che è la normativa ambientale, che è una normativa che sapete essere molto difficile, molto complessa, piena di norme spesso in contraddizione tra di loro e che ha bisogno assolutamente una figura che abbia delle, ripeto, competenze tali da poter indirizzare con certezza le imprese di questo territorio. Oggi per noi è un momento di grande soddisfazione perché la partecipazione è stata altissima, tanto che pensiamo di ripetere questo corso anche con altre edizioni, è dunque un momento, diciamo, di grande, ripeto, soddisfazione, ma anche di grande impegno per il lavoro che stiamo facendo tutti insieme. Questo è un corso molto importante in cui crediamo molto, perché oramai la tematica ambientale è una tematica imprescindibile, vuoi per la società civile, vuoi per il mondo produttivo. E qui si tratta, tramite la figura che andremo a formare di esperto ambientale, di coniugare la sostenibilità ambientale con lo sviluppo economico, che è fondamentale per lo sviluppo generale dell'impresa e del sistema Paese Italia, di cui noi abbiamo tanto a cuore. L'importanza di questo corso deriva dall'impianto di formazione continua e permanente che l'Università di Cassino insieme alla Camera di Commercio intendono dare nell'ambito delle problematiche ambientali. L'esperto ambientale è un esperto che riesce in diversi modi ad affrontare la problematica ambientale sia dal punto di vista della gestione delle certificazioni ambientali, qui diciamo ISO 14001 o EMAS, ma soprattutto riesce ad avere una percezione dal punto di vista tecnico di tutti i rischi ambientali. È una collaborazione molto importante che attiviamo, che l'Università di Cassino attiva con la Camera di Commercio e che risponde a tante esigenze territoriali, non solo quelle ambientali, ma soprattutto di quelle di valorizzazione del territorio che va avanti da diversi anni e continua anche con questo corso. Formazione e ambiente, formazione e sostenibilità, formazione e innovazione sono dei binomi ma fanno parte di un sistema assolutamente prioritario, assolutamente decisivi e strategici, non solo per la visione ambientale, quindi non c'è una questione ambientale, una visione ambientale che la possiamo ritenere distaccata dalla questione sociale o dalla questione economica. Il sistema è globale e sia le innovazioni ambientali come anche le ripercussioni negative che ci sono, ma nella società moderna, da una cattiva gestione dell'ambiente o comunque da una sovrautilizzazione, portano al fatto che oggi, se non formiamo dei professionisti che pensano di fare sviluppo, ma fare sviluppo indubbiamente non pensando solo
a fare business che va assolutamente bene, ma dovendo fare, però dovendo anche guardare di utilizzare le risorse territoriali, le risorse della terra, a riciclare, a riutilizzare in maniera diversa rispetto al passato. Questo perché? Perché alla fine quello che sempre è un imperativo etico è quello comunque di dare benessere ai cittadini, non solo da un punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dell'ambiente e anche etico. Oggi ecco l'esperto ambientale, il professionista ambientale deve far questo, si deve guardare veramente a 360 gradi e trovare le soluzioni o suggerire le soluzioni per produrre e continuare a dare benessere, ma in maniera diciamo più attenta rispetto al passato. L'intento nostro è di passare dalle parole ai fatti e quindi indicare in concreto come salvare questo territorio, come dare una prospettiva, come dare uno sviluppo sostenibile a questo territorio ed un futuro ai giovani. Questa è la missione che non ha solo la Procura della Repubblica, ma tutti noi, cittadini della sociaria, tutte le istituzioni regionali, provinciali, comunali, quello di dare un futuro sostenibile a questo territorio, bellissimo, con delle ricchezze enormi che vanno custodite, come dice la Costituzione, per le nuove generazioni. La cosa importante di questo corso è che per la prima volta siamo riusciti ad inserire all'interno dello stesso corso tutte le istituzioni. Università, imprese tramite la Camera di Commercio, oggi ci sarà anche Badalà, diciamo tutta la parte dei servizi ispettivi, la Procura con Guerriero, quindi stiamo cercando di far riflettere sul tema dell'ambiente tutte quelle che sono le istituzioni. Il tema dell'ambiente può essere risolto soltanto se tutti collaborano in modo fattivo nella risoluzione, non è un problema che può essere risolto dal singolo operatore. Allora, l'università è l'ente che organizza il corso, la Camera di Commercio è l'ente che lo ha finanziato. Però diciamo, abbiamo deciso di svolgerlo qui all'interno della Camera di Commercio proprio per consentire diciamo, alle imprese di partecipare più attivamente. Poi questo progetto porta anche alla redazione delle linee guida, noi stiamo lavorando anche sulla predisposizione di alcune linee guida che poi verranno consegnate a tutte le imprese. Faremo proprio un vademecum, una serie di checklist che consentiranno alle imprese di avere chiari quali sono tutti gli obblighi ambientali. Ma accanto a questo ci occuperemo anche di capire come le aziende possono arrivare ad attuare l'Agenda 2030, l'ESG. È un corso che nella sua innovazione coglie esattamente un'esigenza fondamentale anche delle imprese, oltre che delle istituzioni, perché mette in campo una figura appunto nuova, che però può essere un supporto straordinario per le pratiche ambientali, per le autorizzazioni, anche molto semplicemente per quelle imprese che vogliono stare perfettamente in regola e possono contare su una figura professionale in grado di dare supporto, di dare piena e totale consapevolezza, oltre che dei rischi, ma anche delle buone pratiche che bisogna mettere in campo. Il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo non sono due cose che non possono viaggiare insieme, anzi sono l'uno il tranio per l'altro, e questo io credo che anche attraverso questa figura professionale può trovare piena applicazione nella nostra provincia.